ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui, signori, su Spyro Reignited Trilogy. Signori, nello scorso episodio ci siamo lasciati dopo aver fatto un bel paio di cose. Abbiamo preso tutti i punti abilità che non avevamo preso nei precedenti livelli, tutti gli achievement che non avevamo preso nei precedenti livelli e soprattutto avevamo completato il livello del volo, il circuito cittadino. Adesso, sinceramente, siccome me lo voglio levare, io andrei già da subito a fare il secondo livello del volo, che non è altro che questo qua. Esatto, quello che abbiamo pagato dal riccone che ci ha sbloccato. Signori, circuito ghiacciato. Anche lui... madonna. Vabbè, ho sbattuto sul nulla cosmico. Questo livello ha il punto abilità e consiste nel finire questo livello sotto il minuto e 15. Non pensiamo al minuto e 15, perché se penso... se spero più che altro di riuscire a finirlo. Oddio, l'ho notato adesso, ragazzi, ma è bellissimo la faccia che fanno quando gli volo addosso. Ok, allora, qua ci sta l'arco. Ok, prendiamo tutti gli archi. Ok. Ok. Bammete. Ok, fatto. Ammassiamo pure l'oro. Ma che figata. Ah, sono proprio... no, dai, veramente. Che fastidio però, eh. Queste cose mi fanno veramente imbestialire. Ok. Ok. Che questo, ragazzi, è culo. Il punto abilità lo dà 1 minuto e 15. Ne abbiamo fatto 1:14:02. Che culo, raga, alla seconda. Oddio, ero convinto che ci avrei dovuto perdere la vita. No, riproviamo, perché ci sarà... non ci sarà, c'è sicuramente la sfera nascosta. Difatti, c'è la sfera nascosta. E qui non ricordo minimamente dove essa sia. Ah, ok, è dentro l'igloo. Sì, 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 è qua, Allora, ottimo lavoro, Spyro. Direi che sei pronto per una sfida più seria. Che ne dici di cimentarti con il parapendio? Non soffri di vertigini, giusto? Vabbè, sono un drago, Hunter. Di corsa. Grande, ti trainerò con la motoslitta e tu passerai attraverso gli anelli. Non perdertene neanche uno o dovremo ricominciare da capo. Speriamo di no. Difficoltà 4 stelle su 5. Ok. Che per il momento non sembra così improponibile. Per il momento, raga. Porca vacca, siamo... ok. Ok, Hunter, ti prego, rallenta, Hunter. Ok. Porca vacca. Madonna mia, ragazzi. Non ci voglio credere. No, dai, veramente? Cioè, ho mancato lo stesso anello di prima, raga. Ok. Boh, fatto. Gran bel lavoro, Spyro. Sei persino più bravo di me. Oddio, abbiamo starnutito. Fatto! Dai! Livello completato al 100% e incredibilmente... vabbè, buttiamoci in acqua. E incredibilmente abbiamo preso pure il punto abilità. No, aspetta però, aspetta, fermi tutti. Ecco, l'achievement di questo livello dovrebbe essere questo. Volare alto, che consiste nell'eliminare tutte le motoslitte prima di... va bene, ok, facciamolo. Perché in questo gioco ci sta l'achievement su ogni singolo livello. Infatti mi sembrava strano... perfetto, mi sembrava strano comunque. Ok, ammazziamo tutti loro. Ok, volare alto, ragazzi, achievement sbloccato. Tesoro trovato, 1900. Punto abilità fatto.
ovviamente gemme, sfere fatto, achievement fatto. Signori, andiamo al ghiacciaio cristallino. Comunque posso dire che non ho capito il motivo per cui qui hanno messo la telecamera laterale e quando muovi Spiro, diciamo, gli fai fare queste animazioni, di lato è brutto, era più figo nell'uno. Dobbiamo pensarci noi, liberiamoli. Spyro, i maghi dei ghiacci hanno imprigionato il nostro capo, lo sciamano Tuk. Ci aiuteresti a salvarlo? È urgente, hai biglietti per la partita di hockey di stasera a Valle di Colossus. Va bene, salviamoli tutti? Ah no, va bene, fatto. Se sali sulla catapulta, ti aiuteremo a oltrepassare il crepaccio. Oh, va bene. Aspetta, però prima se salgo di qua si piega. Ah no, proprio ok. Niente di meno, raga. Niente di meno. Va bene, dai, ammazziamo. Beh, vabbè, però, ammazziamo tutti. Vabbè, qui li dobbiamo liberare perché ci aiuteranno ad avanzare. Dai, che figata. No, 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 fermati. Allora, il punto abilità in questo livello... ragazzi, ci sono due punti abilità in desolazione scheletrica. No, in questo livello non ce ne stanno proprio, va bene. Però gli achievement ci saranno, immagino. Sconfiggi tutti i piragni in un solo supervolo. Vabbè, intanto qua salviamoli tutti. Ho guardato gli achievement, ragazzi. Ok. Per il momento finiamo il livello, poi ascolta, vediamo. Ascolta, ti aiuteremo ad arrampicarti su questo muro. Oh, grazie! Ah sì, ora si mettono a forma di scala. Che poi potevano benissimo togliersi. Vabbè, sì, vabbè. Grazie, vabbè. Prendiamo tutte quante le gemme. Possiamo andare avanti. Ok, abbiamo... la palluzza. Qua sotto... ah, i piragni, ok. Sono loro i piragni, ragazzi. Ok, perfetto. Abbiamo trovato... l'achievement da fare in questo livello. Ia. L'ho visto tardi, l'ho visto. Ok, vabbè, levati, è giusto. Vabbè, questi qua si attaccano tra di loro, ma sono imbecilliti. Ok, tutte le gemme in questa zona le abbiamo prese. Ehi là, Spyro. Se vuoi, posso farti attraversare il ponte in cambio di una piccola somma. Grazie, Spyro. Ora posso comprare l'appartamento ad Arricos che volevo da tanto tempo. Vai, attraversa il ponte. Perfetto. Quale ponte? Ah, ecco. Vabbè, quanto figa questa animazione. Posso dire che spettacolo? Posso dire? Porca vacca, bellissima. Ah, levati. Allora, uno. No, vabbè, però. Allora, deve stare fermo lei. Manca solo lui e li abbiamo salvati tutti, sì. Grazie, Spyro. Ora reggiti forte e bada quello che c'è sotto di te. Che vuol dire? Ah, ok, ora lanciano la palla e così aprono, ok. Vabbè. Guardate il giro che fa la palla. Contentissimo. Ai! C'era proprio bisogno di farmi cadere una palla di neve da 2 tonnellate sulla testa? Tieni, prendi questo cristallo. Ho ceduto i biglietti della partita di hockey per averlo. Ah, proprio ok. Oh, che bello questo talismano a forma di... roba. Torniamo indietro. Di qua ci siamo già venuti. Perché qua sotto, esatto, ci stanno i piragni. No, ha detto che li dobbiamo ammazzare tutti in una sessione di supervolo. Vediamo che ci dice. Un tempo organizzavamo dei tour guidati in queste grotte, ma ora sono infestate da piranha.
Prima o poi quelle bestiacce conquisteranno l'intero villaggio. Ci faresti il favore di eliminarle? Vai, proviamoci! Fantastico! Ma ricorda, devi catturarli alla svelta, perché quelli che restano continueranno a moltiplicarsi. Usa il potenziamento super volo. Ok, ragazzi, va benissimo. Non ci voglio credere, ho preso il cazzo di super volo. Sono passato in mezzo per sbaglio. È un piccolo segno della nostra. Ho preso la sfera, ma non ho preso l'achievement. In ogni caso, prendiamo le gemme che ci mancano. Ok. Oddio. Perfetto, eccola qua. Ok, vediamo che devo fare. Ho perso il mio cucciolo di leopardo delle nevi. Stavo pescando e quando mi sono girato era sparito. Spero che George non venga divorato dai piragna. Ah, riporta indietro. Ah, vabbè, una cagata. Vabbè, no, dai, glielo dobbiamo riportare indietro semplicemente. Stupido coso, dai, vieni qua. Vai di qua, dai. Vai dritto, prima che giuro che t'ammazzo. Vai, muoviti. Dai, vai a mangiare là il pesciolino, vai. Dove stai andando? Ok. Vuole prendere tutti i pesciolini, vuole prendere. Mangiati il pesciolino, dai. Ora puoi andare, per favore? No, non vuole. Non vuole andare, per favore. Puoi andare, per favore, dai. Mangia il pesciolino. Puoi andare, mo, per favore. Ah, ok, mo mi segui. Ok, mo mi segue, dai. Dai, muoviti, stupido leopardo delle nevi. Veramente, guarda, ti darei fuoco se potessi. Te. Hai trovato George. Sono così felice che sia salvo. D'ora in poi farò più attenzione. Qui con me ho solo questa pallina luccicante che ho tirato su pescando. Puoi prenderla tu se vuoi. Grazie mille. Che poi, se ci fate caso, noi stiamo ritirando soltanto veramente per gli altri cagate, no? Cioè, ho preso questa roba totalmente inutile mentre pescavo. Puoi tenerla se vuoi. Cioè, oh, vita, bam. Dobbiamo ammazzare tutti i piragni in un solo supervolo. Ecco qua l'ultima gemma. Bam. Fatto, signori. 400 su 400. Usciamo e riproviamo l'achievement. dei deficienti, ma ci sta, no? Dovrei avercela. Sì, insetti sotto controllo. Fatto, raga, è fattibile. È un piccolo segno della nostra gratitudine. L'achievement in desolazione scheletrica è abbastanza semplice. Bisogna semplicemente non toccare la lava. Quindi, perfetto. Desolazione scheletrica. Let's go! Ok. La cattiveria è incredibile. Oddio. Ehi, drago, sei un tipo coraggioso, eh? Ho scommesso con mio cugino Gluck che non riuscirai ad attraversare la desolazione senza bruciature. Vabbè. Senza bruciature, dai, ci provo, eh.
Ci provo, sì, ci provo. Ci sta il punto abilità che consiste nel... Anzi, ce ne stanno due, aspetta, li vediamo. Tutti cactus, quartetto di gattestrelli. Ok. Ah, qua ci stanno... Ok, fatto. Io ho sparato la palla che avevo in bocca, va benissimo. Che prendiamo queste palle che mi torneranno molto utili. Tipo ad esempio, no, se io te la sparo, perfetto, sì, ci muore malissimo. Ah, madonna, raga, in questo livello c'è la cosa dei dinosauri. Che fastidio, no, vabbè, la faremo dopo. Ho visto, esatto, là sopra, ragazzi, ci sta... Esatto, quelle robe lì... Ok, bam. E abbiamo recuperato un osso. Un osso di 8, ragazzi. Ok, qui c'è l'altra roba. L'altra missione per la sfera di quello di comprare lo scheletro. Ok, ragazzi, dobbiamo distruggere tutti i cactus, ok? Che quello era il primo. Qua ci sta il secondo. E qua ci sta il terzo. Ok. Allora, saliamo qua sopra. No, infatti non mi ricordavo bene. Byro, il nostro villaggio è stato invaso dalle lucertole di lava. Puoi eliminarle prima che mangino i miei piccoli amici? Ora ti abbasso il ponte, così puoi passare. Va benissimo, attraversa il ponte. Sono 8... Ragazzo, prendi questa cosa luccicante che abbiamo trovato. Ti aiuterà nei tuoi viaggi. Ah, grazie. Quantomeno tu sai che mi tornerà utile, dai. Gli altri mi danno ste cose come fosse merda. Stanno cadendo altre uova di lucertola, a quanto pare. Allora sei pronto per un'altra sfida? Dai. Vabbè, stanno cadendo, madonna. Vabbè. E non sono più 8, sono tipo 16, mo? Ah, no, sempre 8 sono. Semplicemente cambiano strada, mo. No! No, dai, l'avevo ucciso! Ok, devi imparare a memoria il pattern, raga. Va bene, è fattibile, devi impararlo a memoria. Ok, ora ci sono queste due. Perfetto, ora ci sta lui. Ok, ora ci sta lui. Ok, vedete, no, bisogna imparare a memoria il pattern, ok. Grazie per averci aiutato anche questa volta, Spyro. Meriti un altro oggetto luccicante. Stavo per usarlo come luce notturna. Meriti un altro oggetto luccicante. Vieni, Spyro. Ma chiamami Spyro, dai. Oramai siamo legati, no? Allora, il primo tipo lo abbiamo ucciso, quindi il primo osso lo abbiamo. Me lo ricordavo molto più difficile, raga. Vi giuro che su PS1 ci ho smadonnato non poco. Altro cactus. Okay. Perfetto, ammazziamolo. Ok, qui abbiamo il secondo osso. Hanno cambiato il suono. Prima faceva un bel pè. Faceva più o meno questo suono qua quando lo prendevi, che era figo. Quantomeno a me piaceva un botto quel suono. Matto, mica mi cambiano... i suoni. Ok, no, non è possibile romperla mentre casca. Ok, prendiamo qua. E di qua cosa c'è? La madonna. Ok, no, ci sta l'achievement non prendere danno dalla lava. Oh, quindi preferirei non prendere danno dalla lava possibilmente. Anzi, aspettate, andiamo alla fine del livello senza prendere danno dalla lava. Allora, aspetta, levati. Ok. Madonna mia. Eccolo qua lo scheletro. Sono così triste. Quegli sfacciati rospi di lava hanno rubato tutte le ossa del mio amico. Se mi aiuti a ritrovarle, di sicuro se ne rallegrerà. Recupera tutte le ossa rubate. Dai, dai. Ok, raggiungiamo la fine. Che qua ci sta questo qua. Perfetto.
Ho paurissima di cadere nella lava e fallire l'achievement. Vi giuro, ragazzi, non avete idea di quanto la cosa mi terrorizzi. Aspettate, abbiamo sbloccato... Muori. Cazzo, l'ho mancato. Non... Esatto, la lava qua non mi fa più danno. Ah, è questa la fine, madonna, infatti... Ottimo, hai attraversato la desolazione. Ero sicuro di vincere la scommessa. Mio cugino Gronk è stato uno stupido a puntare contro un drago. Ti ringrazio, prendi questo talismano. Fatto! Un osso d'oro, madonna, che figata. L'achievement, non ho preso danno da pozza di lava? Non toccare la lava in desolazione scheletrica. Vi giuro che non l'ho toccata la lava, matomi... A non toccare la lava vuol dire anche senza salirci sopra? Oh, prima ci sono salito sopra con questo potenziamento. È fastidio! Vabbè, raga, completiamolo nuovamente tutto. Che Pasqua! Dopo lo rushiamo, raga. Andiamo direttamente alla fine dopo. Ok, andiamo qua sopra. Zona piena di roba. Ok, salve. Ok, aspetta, è l'entrata della bocca, mi pare. Non era qua, no? Dall'altro lato, allora? No, qui c'è soltanto sto cretino. Ok, io sono recuperato, siamo a 5. Ok, fatto, guys. Prendiamo tutte quante le gemme. E poi successivamente dobbiamo ammazzare sto cretino che si trova nella lava. Vabbè. Ok, l'osso recuperato. Diciamo nel modo più sbagliato possibile, ma l'osso l'abbiamo recuperato. Qua abbiamo preso tutto. Molto meno, aspetta. Ok, Sparks dice che abbiamo preso tutto. Ah, ci stanno quelle gemme là. Le prendiamo al volissimo. Bam, queste due. Ok, lì sopra c'è una gemma. Che ora la prendiamo. Oh, vero, l'altro cactus. Fatto. Là c'è una vita. Vediamo se riusciamo a... No, dobbiamo mangiarci la farfalla. Va bene, ok, fatto. Va bene, andiamo di qua. Ok, ci sta un altro cactus. Però morendo non vorrei... Morendo li devo rifare tutti, vero? Oddio, no. Rifarli tutti, no. Mi sa che me ne manca uno solo. Ah, è qua. Ok, punta abilità. Ok, non si era salvato questo. Questo. Allora, dobbiamo prendere quel... quel come si chiama, quindi... Ok, da qua sì, dovrei arrivarci. Ok, quindi da qua planiamo qua. Perfetto. E da qua... Ok. Ciao, bello. Bammete, fatto. Prendiamo questa gemma, 25, e andiamo a prendere l'ultimo, quel cosino, raga, quel coso giallo dobbiamo spaccare, che mi sembra era da qua, exactly. Dove è andato? Ok, vabbè, all'inizio del livello, dai. Perfetto, dovrebbe essere qua dietro. Bammete. Ok, fatto, guys. Ci manca ancora un'ultima gemma che è qua sopra, esattamente dove si trova il nostro ultimo punto abilità. Ok, saliamo di qua. Ok, il quartetto di cosi, ovvero appunto quartetto di Gatstrelli, sarebbero loro. Quindi uno. Li dobbiamo semplicemente ammazzare. Due. Perfetto. Prendi qua. Tre. Palla. E 4. Punta abilità ottenuto. Fatto. Galleria immagini sbloccata. Ah, eccolo. Ok. Ok, l'ho visto per puro caso. L'ho visto. Ok, vai, spacchiamo là.
Mamme te, e muorici. Aspetta, ora lo prendiamo. Prima prendiamo tutte le gemme. Bamme! Signori, grazie Spyro. Ora posso ricomporre il mio amico. Ti prego, accetta questa in segno della mia riconoscenza. Me l'ha lasciata una fata un po' di tempo fa. Ah, che bello. Appunto, la cosa delle fate. Andate a distribuire le cose in giro nel mondo di Avalar. Va lo scheletro. Cioè, raga, sono sconvolto. Cioè, fa tipo il ballo di Fortnite. Cioè, quello che si mette le mani. Sono senza parole. Sì, questo qua non dovrebbe essere il ballo di Fortnite. Ah! In ogni caso, signori, punti abilità, sfere, gemme e achievement. No, che dico? L'achievement non l'ho fatto. No, l'achievement non l'ho fatto. No, schifo. Perdonatemi, ho skippato la... Tanto dobbiamo prendere l'achievement, no? Vi faccio vedere come prendere l'achievement in pochi minuti. Cioè, in pochi secondi, veramente. Sì, sì. Esatto, sì, sì, assolutamente. D'accordissimo. Sì, sì. Esatto, sì, sì. Sono assolutamente d'accordo. Sì, sì. Assolutamente sì, eh. Assolutamente. Ed eccoci qua, signori, con Desolazione Scheletrica completato. Oggi abbiamo fatto ben 3 livelli: il ghiacciaio, la desolazione e il circuito. Signori, nel prossimo episodio di Spyro Reignite in Trilogy faremo il Porto Brezza e gli altri livelli che ci sono in questo mondo. Ma prima vorrei guardare la galleria. Spyro 2, Riptos Rage, ok. Questo è Hunter. Riccone, Lucertola, Scarlatta e Professore. Ornitorinco, Palla. Beh, qui ci sono i vari mostri. Lumacante, Lumaceronte. Yeti, Colossus, Caprone, Yak. Wow, che belli, ragazzi. Pulcino e Pappagallo. Delfini spettatori e Regina Fida, che belli che sta. Terraformisti, che belli sono. Crista, Satiro e Bippo il Fauno. Bobip, Lucio. Beh, questi qua sono dei livelli che ancora dobbiamo vedere. Giulietta e Romeo. Ah, che amori. Belli, 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 belli. Comunque, sì, molti di questi personaggi li vedremo appunto nei livelli che andremo a giocare. Tipo magari qui a Porto Brezza e bla bla bla. Detto ciò, signori, commentate, spolliciate, condividete. Noi ci vedremo come sempre ad un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao!